Beati ragazzi, lo so, scusate i capelli, solo che ero in piscina, quindi ho, tra virgolette, una scusa. E devo fare il video perché domani parto, quindi non c'è tempo di fare la doccia subito. Faccio il video e poi faccio la doccia e mi preparo. E oggi vi farò vedere cosa ci porta un mago in vacanza, o almeno cosa mi porto io in vacanza. Allora, so che andrò a stare con i cavalli, quindi sarò più nella natura, starò molto con i cavalli, quindi... So, ci sono tante mosche, tante cose, quindi sia che farò delle cose mi porterò dei vestiti che co come cose magiche. Allora, il primo mazzo che mi porto, avete visto nell'intro, è questo, il Knock V5, Knockout, non lo so che versione è, in pratica è questo. Ah, mi sono scordato che tutti gli oggetti praticamente tutti a parte monete e un CD non, potete trovare da Tutto Magia Firenze, cioè Tutto Magia, il sito di Tutto Magia, ve lo lascio scritto qua, www.tuttomagia.it. E vi lascio pure il link in descrizione se siete curiosi per acquistare un mazzo di carte anche standard, però potete acquistare lì che è un ottimo negozio. Poi come secondo mazzo è questo, il Shady Casino V4, se non sbaglio, in pratica è questo. Okay. Questo mazzo che è veramente figo, ok? Mi porterò questo perché ce n'ho due, quindi è nuovo in pratica, quindi un po' riusato, ma ce n'ho due, quindi anche se un po' si rovina... Mi dispiace poco, cioè mi dispiace meno di quanto potrei rovinare un mazzo di cui non ce l'ho un doppione. E quindi mi porto anche questo perché è molto figo e la qualità è veramente buona. Come terzo mazzo, che è uno dei miei preferiti, il Melee rosso, che anche questo penso sia il V2. Mi porto anche questo perché è un mazzo veramente figo, cioè ragazzi, guardate il dorso. E anche questo c'è uno doppioni, anche già un po' rovinato, quindi anche se si rovina mi dispiace meno, come ho detto prima, di quanto potrebbe rovinare un mazzo includendo doppioni. Quindi è un mazzo veramente figo, mi porto appunto questo perché mi trovo bene anche a usarlo, quindi veramente figo. Poi come ultimo mazzo è che mi sporto 4 mazzi di porto perché appunto sono una settimana, non sto lì un mese, quindi mi bastano usare questi mazzi alla fine. E questo. Un bicycle standard chiuso perché lo aprirò là così tanto per. E un bicycle standard io me lo porto sempre in vacanza, oppure anche se è come quello che è, me lo porto sempre in vacanza perché per farci veramente qualsiasi cosa. Cioè è un mazzo per 50 c'è tutto in questo, cioè quello che ti serve ce l'hai, un mazzo di carte, qualità buona e niente. I mazzi di carte sono finiti e adesso passiamo, allora, mi porto dal portafoglio con dentro ovviamente i soldi che andrò là, io porterò forse qualche carta truccata e una di quella truccata è questa, che è una carta inedita. In pratica faccio così, pa, e diventa blu, oppure può diventare da blu ad ossa. In pratica sto aspettando degli oggetti per appunto creare questa carta. E vi porterò un tutorial presto, fra qualche settimana sul canale. E poi faccio anche le predizioni, per esempio questo è un 4 dei fiori e te li forse il 2 di picche, li fai, ah non era questa tua carta, fai pack col gimmick diventa il 2 di picche, oppure basta passi la mano così, oppure fai tac diventa il 2 di picche, diventa la carta scelta appunto, che io non, proprio non faccio gimmick, Red Dragon è una bestia con i gimmick, però mi piace che queste cose, ma, tra virgolette semplici mi piacciono. Poi vi porterò il mio set di monete che sono in pratica questi Morgan, 5 Morgan, che anche se non faccio molta magia, però allenarsi le monete ogni tanto ci sta. E questi, che sono tutte monete, cioè mi 5 Walking Liberty e 2 monete cinesi che ancora non ho regalato, ok? Quindi commentate questo video con scritto voglio le monete cinesi e taggatemi anche in una storia dove guardate questo video e ve le regalo, perché dovevo già regalarle solo che non me lo sono scordato, quindi lo dico anche in questo video. Taggate questa immagine, ok? Oppure un'immagine del video qualsiasi dove guardate il video e mettete like su Instagram e commentate sotto il video voglio le monete cinesi. Vi regalo però queste monete cinesi dove in pratica non monete così, ok? Guarda, basta poco e compare un'altra, poi scompare, per farlo con tutte e due, per fare change, cose veramente fighe, quindi commentate, mi raccomando. Poi ragazzi, poi, allora vediamo. Monete finite, ambito monete finite perché c'ho solo queste in pratica. Poi mi porterò allora la calamite che mi servono per creare un altro gimmick. Con la stick, cioè con la super
atta, come si chiama, e con la stick, anche questi per gimmick, che magari mi viene in mente qualcosa. Poi questo che è un praticamente un coltello svizzero, se non sbaglio, dove sono appunto tutti i coltelli così, e usate queste cose, li porterò perché appunto sono nel bosco così, magari ogni tanto andiamo a fare, cioè andiamo nel bosco così e c'è qualche ramo da tagliare, cosa così, uso questo, che non è che lo porto io perché voglio portarlo, però l'hanno scritto di portare, perché andiamo in vacanza con un gruppo in pratica. Poi porterò, sempre tra virgolette l'ambito mazzi, questo, l'Invisible Deck, in pratica carta scelta, no, carta pensata dall'inizio del gioco, con una storia schioccordita, scusa, al mazzo c'è una carta girata che è quella pensata. E con questo è un gioco veramente spaziale, semplice, voglio crearci una storia, quindi me lo porterò, voglio creare una storia mia che mi piaccia. Poi qua abbiamo un portamonete dove c'ho, porta carte dove c'ho queste, che sono 5 carte dove uno, se 5 di uno, ci può fare un gioco con delle predizioni abbastanza figo. E ciò, vediamo se lo trovo, ecco, perché è in fondo, ecco. Vabbè, questa che è la carta che ho già fatto Sea Valles, se non sbaglio, sì. Sì, è la carta di Sea Valles che faccio vedere qua, boom, 5 di ferri giro e diventa l'asso di guardi. Poi questo, tipo faccio il 7 di picche e dico, non è questa? 7 di picche, 3 di fiori, basta. Un attimo e diventa il 7 di picche. E poi fai tutto un cambio così per controllare la carta, ma molto figo anche questo, anche qua voglio crearci una mia presentazione. Okay. Poi una cosa molto importante per me, perché non so se conoscete Simon Black, un ragazzo che in Italia ha spiccato in questo anno, in pratica. In realtà nel 2017 già era spiccato. E era andato in un suo pass, nel pass fatto di Diego, dove c'era anche Simon, e tipo mi fa, l'hai preso? E mi dice di dire, no, non l'ho preso perché mi bastavano i soldi. Mi fa, tieni così e me lo regala. Infatti c'ho il CD di Simon con il Paradigma Shift e lo Swivel. Swivels. Ragazzi, insomma, non so pronunciare comunque. E appunto dentro c'è il CD e tutto. E conto per me è molto importante perché me l'ha regalato, è stato un suo gesto per me veramente bello. Io vediamo il pezzo che mi interessa di meno, comunque vestiti e tutto. Quindi passiamo sul letto perché ce l'hai vestiti. Ok, siamo qua dove stavo registrando il video, appunto, ci sono tutte le cose. E qua ci sono i vestiti. Ci sono un po' di cose, allora vi faccio vedere velocemente. Visto che mi sa che ci sarà il lago, bisogna fare il bagno, c'ho due costumi. Tre paio di pantaloni corti. 4 maglie, una felpa perché di sera fa un po' fresco. Poi abbiamo 1, 2, 3 paio di pantaloni lunghi più un paio che mi porterò io perché là fa fresco, appunto. Poi appunto, come ho detto, andrò a cavallo, quindi 2 pantaloni per cavallo, 4, no, 5 più quello che avrò io addosso di mutande, tipo 8 paio di calzini, come si dice, tipo un asciugamano in seta, non so cos'è che non so, che si asciuga velocemente. Questo coso serve per dormire fuori, in pratica. E infine questa borsa dove ci andranno tutte queste cose. Tranne queste, che questo lo porterò in mano, tutte queste. E poi penso di portare la vlog camera, ma non lo so, non sono sicuro, perché ho paura di perderla, anche perché mi sa che devo venderla per pigliarne una nuova per fare qualità più alte. E mi scuso veramente tanto se la qualità di questo video non è il massimo, solo che io stavo aspettando che venisse il sole, ok? Già, scusa, io stavo aspettando un goccio che andasse via il sole, un goccio, perché c'era troppo sole e non riuscivo a registrare, non si vedeva niente. Contro luce non mi faceva, ok? E ora ce n'è poco di sole, se faccio così si vede abbastanza bene. Però da qua, ok, non si vede tanto, non so perché la mi sgranava tutto, quindi mi scuso veramente tanto. Nei prossimi video vi prometto che ci sarà la qualità migliore, almeno spero, e quindi niente. E comunque, in questa sacca dove ci andranno tutte queste cose dentro, e facciamole entrare. Ah, fatto, finalmente, ho visto, essere un mago c'ha dei buoni vantaggi. In un secondo si riuscirà a fare la valigia tra virgolette, c'è lo zaino. Quindi qua c'ho tutti i vestiti. Qua c'ho calzini e mutande, quello me lo devo portare, il sacco a pelo, ecco, non mi viene il nome, sacco a pelo. E poi c'ho questa qua, che è la mia sacca, dove ci metterò tutte queste cose. E in più ci metterò il dentifricio, poi tutte le cose per lavarsi e il gel. Poi se non sbaglio va bene così. E niente.
spero che di non dimenticare niente. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video, mi scuso ancora se la qualità non era delle migliori, solo che appunto non si vede tanto bene qua perché il sole si è ormai tutto via, cioè non c'è tantissimo sole. Spero che vi sia piaciuto il video, vi ricordo di seguirmi su Instagram, sul mio profilo Instagram appunto, Itagnaic, che vi lascio anche in descrizione il link, dove vi avviso sempre di che video fare, magari vi chiedo anche dei consigli. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like al video, commentare e accendere la campanella delle iscrizioni in modo da non perdermi nessun video. E niente, appunto, spero il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!